Tra Lamezia Terme e Maida si è svolto il convegno L'aria istmica, la metina tra bizantini, arabi e normanni, organizzato e ideato dall'associazione culturale La Lanterna, con il patrocinio del Ministero della Cultura della Regione Calabria. Diversi relatori che si sono alternati, donando dei contributi preziosi al fine di indagare i collegamenti storici in Calabria. Noi ne abbiamo intervistato alcuni. Questa è la parte più importante del convegno che noi abbiamo fatto, perché abbiamo ascoltato le relazioni, certamente saranno stampate, quindi le potremo rivedere in qualsiasi periodo, però la parte che a noi interessava fosse eseguita è proprio questa che avviene nel pomeriggio del convegno, per il fatto che i relatori che hanno approfondito da parte loro sui libri sono messi nella condizione di vedere, di toccare con mano, di rendersi conto di ciò che è rimasto del periodo che noi abbiamo studiato. Il castello è un castello normanno, ma preesisteva, è stato ricostruito e poi ancora distrutto e ricostruito dagli Svevi, dagli Angioini, ed è tuttora una testimonianza della civiltà di questa. Una collocazione del castello che risente anche dalla posizione geografica di Maida. Maida è una collina in mezzo ai due mari, lo Ionio e il Tirreno, e quindi il signore, il potente, il capo, poteva controllare dalla sua sede eventuali incursioni e quindi prepararsi per difendere se stesso e i cittadini dalle possibili conseguenze che avrebbero potuto subire. Abbiamo gli amici dell'associazione e anche della Proloco che ci aiutano ad illustrare ai nostri ospiti il sito, e poi grazie a voi che avete la pazienza di ascoltarci ancora. Non credo che vedremo l'acquedotto, perché cerchiamo di impostare il discorso sul periodo del convegno, che è appunto periodo alto medievale. Quindi intanto vedremo le lauree e poi la chiesa di San Nicola dei Latinis in contrapposizione a San Nicola dei Grecis. C'è la professoressa Decio che ci illustrerà tutto ciò che è all'interno e anche all'esterno, e spero che possa soddisfare. Vedi, come ho già detto, ho passato gran parte della mia vita con gli studi sulla Calabria. Ho già scritto la mia tesi su questa regione, e allora mi sento abbastanza a casa. Per sfortuna mancano gli archivi, e credo che qui non c'è la possibilità di un recupero. Non so cosa si possa ancora trovare nel archivio Capialbi a Vibo Valentia, ma credo che ormai sarà molto difficile. E questo è una delle grandi difficoltà per chi studia la Calabria bizantina e la Calabria nel primo periodo normanno. Probabilmente si può fare di più per il periodo angiovino, e lì, perché a Napoli stanno per ricostruire gli archivi, e ogni anno esce qualche documento ricostruito di nuovo, e allora su questo periodo si può fare di più. Per il periodo bizantino mi sembra difficile. Allora ci auguriamo magari che in futuro magari qualche nuova tecnologia o qualche nuovo scavo possa portare. Sì, vede un aspetto, diciamo, una fonte nuova è stata trovata più o meno 20 anni fa, quando in Spagna, a Siviglia, nell'archivio privato del Duca di Medinaceli, hanno trovato l'archivio di Messina, che è stato confiscato nel 600. E probabilmente, se questi documenti fossero rimasti a Messina durante il terremoto del 1908, sarebbero persi. E in questo archivio ci sono parecchi documenti calabresi, anche innanzitutto sul sud, sulla Spromonte, e anche sulla zona di Vibo Valentia e Briatico.
Allora, siamo all'interno del castello normanno di Maida e stiamo dando seguito a quella che è stata la giornata, la mattinata di studi condotta invece all'interno della sala della biblioteca, egregiamente dall'Associazione Culturale La Lanterna e dai suoi ospiti. Ospiti che questo pomeriggio appunto stiamo accompagnando all'interno del borgo di Maida e in maniera particolare nella parte alta del centro storico, parte che ovviamente è strettamente correlata a quella degli studi, insomma, del convegno di questa mattina. In maniera particolare stiamo visitando sia il castello normanno con il suo bastione e i suoi cortili, nonché la chiesa medievale di San Nicola de Latinis, che all'epoca ovviamente era anche all'interno della struttura del castello, e delle lauree basiliane, che sono uno dei pochi delle poche grotte, diciamo, attualmente ancora visitabili in provincia di Catanzaro, che andarono ad ospitare i monaci basiliani che praticamente dal IX secolo d.C. arrivarono in Calabria e in tutto il sud Italia, e quindi questi monaci eremiti furono accolti in queste grotte naturali che poi loro modellarono in base alle loro esigenze. Quindi questo, andare a riscoprire la parte alta del borgo di Maida, diciamo la parte medievale vera e propria. Sì, e questa nostra attività, diciamo, di accompagnamento, un'attività che come Proloco svolgiamo ormai da un decennio circa, appunto alla riscoperta del nostro territorio, soprattutto del centro storico, che non è solo questo di cui abbiamo parlato adesso, ma anche di tutte le epoche a seguire. Quello dell'incremento del turismo e della scoperta degli studi è un'attività su cui abbiamo basato appunto tutta l'attività dei nostri ultimi anni, e soprattutto valorizzando quella che è la struttura del castello con una serie di eventi come rievocazioni storiche, concerti, che hanno visto come protagonista proprio la struttura del nostro castello normanno.